Allora, innanzitutto vorrei partire da una questione. Allora, io non sono nato cieco, ma è una malattia degenerativa progressiva e oggi nel 2016 incurabile. Quindi che piano piano mi sta sempre più portando, diciamo, ad una cecità totale. Mai avrei pensato di parlare con voi di accessibilità, di toccare le opere d'arte, di stampa 3D, perché la mia formazione è una formazione amministrativa contabile. Nel 96 mi sono laureato in economia e commercio nella prestigiosa e gloriosa facoltà di Cagliari, Università di Cagliari, e ho fatto diversi lavori. Nel 98 mi è stata diagnosticata la malattia, la retinite, e quindi ho dovuto iniziare a fare i conti anche con questa disabilità, che ovviamente noi tutti speriamo che di non averne mai rapporti con la disabilità, però poi la vita alle volte ci fa degli scherzi un po' così, come dice mio padre, da prete. E quindi ho fatto diversi lavori e nel 2004 sono arrivato al CRS4, dove ho continuato a lavorare in amministrazione, diciamo fino al 2010. E poi la malattia in quel momento è stata talmente invasiva e talmente invalidante che ho dovuto iniziare a pensare di utilizzare i software assistivi, poi vedremo dopo un pochettino per software assistivi e diversi ausili per poter avere poi una vita, tra virgolette, cosiddetta normale. L'anno scorso io ho qualcosa che i colleghi non hanno, per fortuna loro, che è la disabilità visiva. E quindi questa disabilità, secondo me, accettare la malattia significa a un certo punto non buttarsi giù. Non dire che sfiga che ho avuto, maledire qualcuno o qualcosa, ma dire cosa posso fare? Ecco, con questa disabilità cosa posso fare? Molto spesso chi ha una disabilità si sente anche una persona di serie B, perché ovviamente il mondo è dei normali. Allora, così con Fabio a pranzo un giorno siamo andati a pranzo insieme in mensa. E abbiamo iniziato anche a chiacchierare. Io parlo di brainstorming. Voi lo sapete cos'è il Sì, brainstorming? parlare di te, quello che stiamo facendo adesso, chiacchierare adesso. Praticamente non si hanno idee, si chiacchiera, ognuno dice una fesseria, uno ne dice un'altra, alla fine esce fuori l'idea geniale. Quindi con Fabio è nata così l'idea di lavorare nel campo dei beni culturali. Loro insomma, lavoravano già col museo e mi disse che il museo archeologico qua di Cagliari voleva aprirsi a chi aveva disabilità, ma non solo, con questo progetto del museo liquido. E quindi fui coinvolto nell'estate 2015 in questo progetto. Le slide sono partite. Sì, quando partite partiamo con la convenzione. Allora, sì, il museo liquido, certo, io adesso a gennaio farò 46 anni, quindi insomma abbiamo fatto le scuole negli anni 70 e 80, abbiamo avuto rapporti con la disabilità, però erano rapporti fatti in un certo modo. Oggi c'è maggior sensibilità in questi anni e si è arrivato nel 2006 a questa convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità che è qua proiettata. Devo dire che negli anni 70, anni 80, gli anni con la vostra professoressa abbiamo fatto Eh sì, le lezioni, siamo coetanei. era tipico sentire parole tipo handicappato, storpio o Mongoloide. mongoloide, o il mio collega è storpio, il mio collega è handicappato. Questi termini, che sono termini che oggi nessuno penserebbe più di utilizzare, diciamo, perché il linguaggio ha il suo potere, il suo valore, oggi diciamo, si pensa più di parlare di persone con disabilità, okay? Questo è il termine giusto, e per quanto riguarda i non vedenti si usa il termine Ah, cieco. cieco, ok?
io so, la persona... No, perché alle volte si pensa che le parole, come dire, si cercano parole politicamente corrette e poi invece ci sono già delle parole che descrivono una situazione che vanno benissimo e non vengono più usate. Sì, perché un po' di tempo fa si dice, non si può dire una persona cieca che è cieca, si dice non vedente. No, quindi, non è offensivo. No, non è offensivo. Sì, non è offensivo, però mi scusi. Però nessuno voleva usare la parola cieco, la parola cieca esiste, in no, italiano. Sì. No, poi sì, si può usare... Poi mette il... si può usare non vedente, si può usare tranquillamente, però si mette l'accezione sul non avere un qualcosa. Invece è più corretto, secondo gli ultimi scienziati della lingua, sì, usare la parola persona con disabilità, perché io sto mettendo il punto su persona. Cioè, io non sono non vedente. Non ci soffermiamo sulla lingua. Non ci soffermiamo sulla lingua. Però oggi, come si usa. Oggi pare che, insomma, poi certo ci sono vari livelli. Se noi ci troviamo al bar possiamo usare non vedente, qualunque cosa. Però se un giornalista scrive un articolo, sì, magari è più opportuno scrivere persona con disabilità. E quindi. Io vi dico una cosa, io faccio il trekking con una persona non vedente. Sì. O cieca come la sì, mia. Uguale, non c'è problema. La figlia. Sì, perfetto, sì, infatti. No, certo, ma certo, assolutamente. Non ci sono parole giuste o sbagliate, ci sono modi di usarle che sono giusti o sbagliate. Allora, vi leggo la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, l'articolo 30. Gli Stati riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire alle persone con disabilità A. l'accesso ai prodotti culturali in formati accessibili. B. l'accesso a programmi televisivi, film, spettacoli teatrali, attività culturali in formati accessibili. C. l'accesso a luoghi di attività culturali come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici e, per quanto possibile, a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale. Ok, quindi è un diritto sancito dall'ONU. Poi nella slide successiva c'è la definizione, mi sembra, di persona con disabilità. Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri. Ci puoi spiegare qualcosa su questo? Allora, questa definizione mette della persona con disabilità, che mette quindi l'attenzione sulla persona, esprime anche altri diversi concetti, che è quello di menomazione, che è proprio il danno fisico, biologico. Poi, un altro concetto interessante con gli handicap. No? E poi abbiamo poi disabilità, che invece è il limite che scaturisce dalla menomazione, e poi quello di handicap. Capirci, sono senza una gamba, questa è la menomazione, non riesco a camminare bene, questa è la disabilità. E poi c'è l'handicap. L'handicap, questa definizione di persona con disabilità, mette un punto che secondo me è fondamentale, cioè che l'handicap dipende dalla relazione della persona con gli altri, col mondo. Quindi voi che siete studenti a scuola, per esempio, potete avere un compagno di classe che può essere una persona con uno studente con disabilità. Quindi per esempio, per fare un esempio, uno sulla sedia a rotelle che deve andare al bar. Uno sulla sedia a rotelle. Se voi, ecco, siete delle persone sensibili, come sono sicuro, e magari lo accogliete nella classe, lo aiutate, sapete che ne so, andate in gita e che lui ha bisogno e quindi insomma non lo lasciate da solo, lì c'è l'handicap, avrà un basso valore. Se invece capita in un'altra classe, un'altra classaccia, diciamo, dove nessuno lo considera, dove magari andate in gita, lui non glielo dite, arriva lì e sta con l'insegnante di sostegno, non lo considerate, lo trattate male, allora ci sarà un altro livello di la menomazione handicap. È la stessa, la disabilità è la stessa, ma l'handicap è diverso. L'handicap dipende dall'interazione che abbiamo con la persona disabile. Sì, quindi che lui ha col mondo circostante. Per esempio, dipende anche dalla nostra ignoranza. Anche. Lo sappiamo che ha un altro potenziale, ha potenziati altri sensi. Ma come quello sulla sedia a ruote o chi non vedente?
o in generale. Chi ha una forma di disabilità riesce a potenziare un'altra parte, ad esempio la parte creativa. Lui non lo è. Quindi sì, vabbè, magari uno è creativo anche di suo, di base, non è che... La potenza. Ci insegna. Ah. Comunque c'era un giornalista che è morto da poco, che era sulla sedia a ruote, che si chiama Franco Bronprezzi, e lui faceva questo esempio. Sì, che ce l'abbiamo... C'è la definizione di Va bene. Comunque lui diceva questo: se io sulla sedia a ruote devo entrare in un bar per prendermi una Coca-Cola e ci sono 3 gradini, avrò un alto valore dell'handicap. Se invece riesco ad entrare, perché c'è la rampa, non ci sono gli scalini, e riesco ad arrivare al bancone ad altezza di sedia a ruote, tutto quanto, il mio rimane sempre la menomazione, rimane sempre la disabilità, ma avrò un basso impatto dell'handicap. Se invece poi, come capita a chi ha disabilità molto spesso, qui per esempio voi vedete, io c'ho uso alle volte il bastone bianco, chiaramente se io entro in una scuola col bastone bianco o in qualunque parte, sono sicuro che sarò osservato come fossi una bella donna. E quindi in quel caso l'handicap di chi è? L'handicap è di chi guarda. Perché, come dicevamo prima, appunto c'è il pregiudizio, c'è l'ignoranza, c'è il non conoscere. Okay. C'è il disagio nell'avere a che fare con una persona disabile. E poi c'è da dire anche una cosa, Fabio, che non è da sottovalutare, che molte volte anche da chi ha disabilità c'è del pregiudizio verso chi non ne ha. Cioè, è una cosa, è un, bisogna conoscersi, è un discorso che porterebbe molto lontano, ma adesso non abbiamo tempo anche questo. Che alle volte... Io vi racconto un'esperienza personale, perché le prime volte che parlavo con Andrea, come vi ha raccontato, ci è stato insegnato a tutti che se ti devi confrontare con una persona che non vedente, non userai certo il verbo vedere. Come fai a usare il verbo vedere? Non vede. E quindi io le prime volte cercavo tutte delle perifrasi in testa per poter dire delle cose. Per dire, allora Andrea, ci vediamo, no, non ci vediamo domani, ci possiamo incontrare domani. Lui mi ha insegnato che con le persone non vedenti si può tranquillamente usare il verbo vedere, perché vedere si usa normalmente per dire incontrarsi, ci vediamo dopo, non vuol dire che stiamo lì a guardarci. Vuol dire che no, ma perché alle volte in Italia. Come potete vedere lo schermo blu? Come potete ascoltare nello schermo? No, vabbè, Andrea, posso farlo io? Un racconto, quello mi dice, c'era un gruppo di amici, c'era questa ragazza che non conoscevo, che ci vuole salutare, e saluta uno per uno. Arrivederci, arriva lui, a risentirci, arrivederci. Come a risentirci? Vabbè, così. Sì, insomma, nasce da... Poi anch'io, che magari da giovane, probabilmente ero anch'io così insensibile a queste cose, ma è anche normale, ecco. Sono cose allora, normali. Allora facciamo fare a musei, ti proietto il Museo Mero, okay. Perché c'è il tempo che sta correndo. Il tempo corre. Poi vogliamo anche lasciare spazio per eventuali domande. Allora, quindi nel... questo brainstorming che avevo fatto con Fabio Bettio, con l'ingegner Fabio Bettio, era nato anche dalla notizia che gli avevo dato, che nel 2014 ero andato con mia moglie, santa donna, ero andato al Museo Statale Omero. Il Museo Statale Omero, che sta ad Ancona, è un museo un po' particolare. Perché qui noi abbiamo dei reperti, che abbiamo fatto le scansioni e le cose poi con la, così, con la stampante 3D, però sono reperti che sono custoditi in questo museo. Quindi i vari musei oggi, abbiamo visto anche la convenzione che va in questo senso, hanno dei piccoli o grandi percorsi tattili per le persone disabili visivi, ma anche altre disabilità. E quindi hanno reperti che sono custoditi nei vari musei. Mentre il Museo Omero, che è nato nei primi anni 90, ha avuto l'idea di raccogliere copie di originali. Diciamo che una delle cose più importanti è che le copie siano uguali all'originale, cioè quindi abbiano un valore scientifico, non devono essere approssimate, che altrimenti non serve.
o comunque serve per altri scopi. E quindi io ero andato, ci sono le foto qui. In questo caso stai toccando. Sono fotomontaggi. No. Sono stato sì. Praticamente ci sono varie foto e io tocco. Poi certo, tu mi dirai, vado ai Musei Vaticani, vedo la Pietà di Michelangelo, mi dà un'emozione incredibile perché quello l'ha proprio scolpita lui, è un conto. Qui io ne ho toccato una coppia e vi assicuro che è fatta in gesso e polvere di marmo, quindi anche al tatto ricordo un po' quello originale, però si può toccare, si può girare intorno, si può insomma fare cose che con l'originale non è possibile fare. Questo museo è aperto solo ai non vedenti? Questo museo è un museo che è aperto a tutte le disabilità, ma è aperto anche alle persone normali, cioè nel senso che se voi siete ad Ancona per altre cose che volete fare voi, potete andare e ve lo fanno visitare, si può girare, si può toccare, si possono fare tutte le cose. Solitamente magari vanno alle scuole dove ci sono anche ragazzini con disabilità visiva e allora in quel caso magari fanno bendare anche gli altri ragazzi, li fanno fare un percorso per di cosa. Oltre queste copie che loro hanno trovato magari perché, che ne so, a Cinecittà girano un film su Michelangelo e hanno fatto questa coppia, cioè hanno fatto il calco e poi la coppia. Però ci sono anche delle altre opere che loro hanno comprato o che altri autori hanno donato, che sono tutte originali di arte contemporanea e tutte toccabili. Sono opere tattili che gli artisti hanno fatto proprio per il museo. No, oppure hanno comprato delle opere che nel mercato dell'arte hanno comprato delle opere di autori contemporanei e che sono tutte quante tattili. Una cosa importante è dire che queste statuette, queste qui per esempio, ma anche quelle, sono da toccare con entrambe le mani ed è fondamentale anche l'aiuto della guida. Ovviamente che deve spiegare, cioè come fa un vedente al museo e alla guida, il gruppo, che quello gli dice questa opera è stata fatta, e gli racconta, gli descrive l'opera, anche per un non vedente è importante che ci sia la guida che aiuti. La descrizione è leggermente diversa, nel senso che noi con la vista vediamo un sacco di particolari, ovviamente una persona non vedente che deve toccare la via madre, man mano che la esplora e la tocca, la guida deve spiegare che cosa sì, poi per esempio sulla testa c'è uno strano copricapo, sul lato destro pulsenti. Partendo dalla testa. Bella domanda. Solitamente nella statuaria è più semplice, però per esempio partire dalla testa, così insomma in questo modo. Cioè non a caso così, fare così, cosa, cioè avere un ordine, perché poi praticamente il senso estetico, poi mi lancio come la cosa della, poi magari dico qualche cosa che non è corretta, però il senso estetico anche chi non vede lo può avere. Cioè nel senso che noi vediamo un'opera, e la interiorizziamo e poi ci dà delle emozioni, cioè anche grazie alla nostra cultura, grazie agli studi, grazie alla nostra sensibilità, e nello stesso modo chi non vede col tatto si tocca l'opera, si crea l'immagine nella propria mente e anche quella è capace di creare emozione. Volevo precisare che Andrea, un altro esperimento che ha fatto, ha avuto la possibilità di toccare delle miniaturizzazioni delle statue di Monteframa e poi toccare l'originale. Vi volevo segnalare una cosa che non conoscevo, cioè Andrea è non vedente ma è diventato non vedente. Diciamo ex vedente. Ci sono persone che invece nascono non vedenti dalla nascita, cioè che non hanno mai avuto nessuna percezione visiva, nessuna percezione della luce. Per queste persone toccare le miniature è molto più complesso che per una persona che è stata vedente, perché lui, se io gli dico di toccare questa statuetta e gli dico ora immaginatela alta 2,5 metri, lui riesce a fare mentalmente tutte le astrazioni per capire cosa voglia dire. Un non vedente è più difficile. Un non vedente dalla nascita è più quasi molto difficile che riesca a capire che questa statuetta è la stessa di una grande. Uno, perché le cose grandi non si riescono a toccare più di tanto.
per questioni fisiche, no? E quindi il non vedente dalla nascita conosce molto bene gli oggetti che può toccare nella misura delle sue mani. Cioè, a me se mi parlano di albero, magari lui sa cos'è un albero. Solo un albero. Magari un non vedente alla nascita, l'albero, sì, magari tocca un piccolo alberello così, però magari non è in grado. I temi colori, cioè io ad Andrea posso spiegare che il ragazzo che è seduto di fronte a te ha un maglione nero, perché lui sa cos'è il concetto di nero, di rosso, di verde, di blu, se lo ricorda ovviamente, no? Mentre non vedente dalla nascita, forse non cioè, quindi quando pensa lui li vede i colori. Tu li vedi i colori? Sì. Certo, perché ce li ha registrati nella mente. Come? C'è qualcosa che ha dimenticato. L'ex fidanzata. L'ex fidanzata. No, vabbè. Allora, aspetta, facciamo una cosa più seria. Certo che poi, che ne so, il viso dei miei genitori, dei miei fratelli, di qualcuno, ma io me li ricordo. Cioè, io faccio anche una pivella, gli faccio anche complimenti, nel senso che io me la ricordo magari quando era giovane, adesso un po' meno, no? E gli dico, ti ricordo come diciamo. È rischiosissimo. Quindi comunque ho questi ricordi che sono così, però dimenticato qualcosa no. Se penso ai miei genitori, magari poi una domanda che fanno sempre sui colori, no? Dice ma io do valore ad altre cose, cioè il colore a me non interessa. Poi certo, se vado a comprare qualcosa, questo maglione, mia moglie mi dice guarda è rosso, è verde, è blu, la camicia cioè, è bianca, di combinarti bene, diciamo. Più o meno è così, poi così sì. Ecco, però dai altri io so, per esempio c'è una mia amica che è non vedente dalla nascita e lei quando sogna il gatto sogna la sensazione del toccare il gatto. Io quando c'era un collega al CRS4 che ho conosciuto quando già avevo gravi problemi, l'ho sognato, cioè scusate, ho sognato un collega, no? Vabbè. Però ho sognato la voce, cioè ho sognato la voce. Anche noi sogniamo la voce. E quindi i sogni, questo, il viso, ma siccome che abbiamo parlato con qualcuno. No, ma siccome i sogni è un evergreen che mi fanno di domanda, dico, i sogni sono delle immagini sensoriali, quindi sì, visive, ma hanno anche altri attributi e quindi io sogno in quel modo.